Si definisce endometriosi, la malattia legata alla presenza dell'endometrio in una sede non tipica. La sua sede tipica è ovviamente l'interno della cavità dell'utero. L'endometrio è quel tessuto che risponde ai cambiamenti ormonali indotti dall'ovaio e ad un certo punto si sfalda causando la mestruazione. Quando abbiamo la presenza di questo tessuto in sede non tipica, e cioè soprattutto a livello della cavità pelvica e a volte anche a livello di zone extrapelviche, anche piuttosto strane, possiamo trovare endometriosi anche a livello del tratto gastroenterico, a livello polmonare o pleurico, a livello nasale. Come dicevo, questo tessuto sanguina e di conseguenza causa delle piccole emorragie che, non avendo la possibilità di sfogarsi, provocano la formazione di cisti o di noduli e un processo infiammatorio nella zona dove avvengono. Il sintomo tipico dell'endometriosi è il dolore. La paziente riferisce dolore alle mestruazioni, che qualche volta inizia il giorno prima dell'inizio del flusso, e dolore ai rapporti. Il messaggio importante è che questi tipi di sintomi, che qualche volta vengono considerati come quasi normali dalle ragazze, non vanno assolutamente trascurati, in quanto che potrebbero essere sintomi di endometriosi. Infatti, il problema principale è che circa il 30-40% delle donne con endometriosi sono infertili. Risulta essere quindi importante riuscire a fare una diagnosi precoce, in quanto attualmente il ritardo alla diagnosi è estremamente significativo e con complicanze per la qualità di vita e il futuro della paziente, anzi della coppia.